o è in difetto, quindi quando peso in modo significativi dell'organo genitale maschile e interferire, quindi l'ovaio policistico. Questo poi è il, diciamo, il giorni matura un follicolo ovarico. Si può fare oggi, lo chiediamo, poi oggi è una giornata anche molto particolare. Abbiamo con noi Lucia Del Mastro, oncologa. Tanto perché è una giornata particolare oggi, poi arriviamo, apriamo l'argomento, arriviamo a capire perché si può fare. È una giornata per giovani donne che... E dall'essere fecondato oppure no. A volte infertilità, di fronte a una condizione di eccesso, dare queste persone a il loro modo di approcciare. Grazie Chiara. Allora, dottoressa, ci sono rischi per la salute del bambino? Tizian, che è un giornalista, un collega, ed è autore di La nostra guerra non è mai finita per strade blu. La tua famiglia incrociando anche... Vieni pure qui, accomodati, sì, prego. Grazie. Ho visto che ci hai portato i tuoi capolavori. Grazie. Perché tu, Giorgia, sei, vabbè, una ragazza giovanissima. Sì, grazie. Tu hai studiato, comunque arrivi dal Friuli, sì. E hai studiato, ti sei... E hai studiato, ti sei, diciamo... In quei 3 anni, praticamente... Allora, al tono dell'umore. Al tono dell'umore, io. Grazie, allora ecco. Allora, anche le spezie hanno un ruolo fondamentale per la nostra alimentazione, ma soprattutto pare per il nostro cervello, perché aiutano. Lì hai capito che, vista la crisi, insomma, i contratti non erano, diciamo. Contratti a lungo termine, o comunque non c'era tantissimo lavoro, per cui cosa hai fatto? Hai sfruttato, diciamo, le tue corso e ti sei data completamente all'arte. Quindi... Le spezie possono essere sostituite al sale. Noi ne consumiamo 10-15 grammi al giorno, ecco, sì, 2 o 3 volte in più al livello raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi come facciamo a sostituirlo? Forse non abbiamo ancora la cultura per farlo, però piano piano ci riusciremo. Esatto. Tu parlando sì, tra amici. Sì, io ho iniziato l'attività. Un po', innanzitutto i tuoi genitori come hanno preso, diciamo, queste, sì. Ma per chi le realizzi? Allora, per privati o per community. La maggior parte, la presenza di colle o solventi è ridotta proprio al minimo. Il loro prodotto alimentare. Ci piace. E corsa? Camminata? Dove siamo, ecco, messi? Allora, queste scoperte che gli scienziati fanno, con tutto il rispetto, professor Scavelli, ma i latini lo avevano già detto, mens sana in corpore sano. Adesso c'è la camminata veloce e io opterei per quella. I 10.000 passi. Sì. Intanto sì. L'argento di un altro metallo, se vogliamo. E anche la... Inizialmente producono più che altro all'estero, i loro clienti sono, sì, diciamo, tutti all'estero, mentre pubblicizzi, esatto, diciamo. Esatto, pubblicizzo e partecipo. Anche la qualità del nostro benessere, ma soprattutto è un momento nel quale noi abbiamo la capacità di riflettere, di pensare in una fase... Allora, per le piccole all'incirca una... Conti, qui cosa ci hai? Sì, delle prete preziose, quindi è molto particolare, cesellata. Anch'io la spending review, diciamo. Questo è Fernando Gomez Piniglia, che lavora da anni su associazione tra attività sportiva e dieta. Perché di verdura anche questa fa parte, no? La conservazione della verdura. Va bene, no? Scapagnini, sì, si può fare, sì. Ah, meno male. Che sono venuti qui a trovarci, siamo contenti di ripeterlo, che veramente in Italia fa già la messa con le sue opere d'arte e adesso invece ci trasferiamo vicino Siena. Franco Evangelisti, chi è che non lo ricordo? Franco Evangelisti era... Uno qui. Ecco qua. Casualmente. Sì. Questo ensaio, che cosa portiamo? C'è Lenzi che dice. No. Allora, manca, perché era proprio di Pietro per tutti lei, le indicazioni. Uno prendeva per il giro Mussolini e il fascista. Fantastico. Bravo. Ho detto, non ho detto che non sa.